Rassegna stampa di oggi 4 febbraio 2018, cari amici, questa è la seconda edizione. Ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Macerata, Luca Traini è in carcere in isolamento per strage aggravata dal razzismo. A casa viva il Mein Kampf. Mentre stava andando a Macerata si è fermato in un autogrill e dopo aver ordinato un caffè ha detto alla barista: "Ciao, vado a Macerata a fare una strage". Nella casa dove viveva i carabinieri hanno trovato una bandiera con la croce celtica e altre pubblicazioni riconducibili all'estrema destra. Per gli inquirenti avrebbe maturato l'intenzione di compiere la strage subito dopo l'assassinio di Pamela Mastropietro. Valanghe in Abruzzo e Friuli, due morti a Campofelice, un ferito grave in provincia di Udine. I due sarebbero stati spinti dalla violenza della slavina contro gli alberi. Il compagno sopravvissuto li aveva localizzati, ma i soccorritori li hanno trovati, ritrovati senza vita. Addio, me ne vado in Norvegia, in coda per un posto negli alberghi di Oslo. Italia, vorrei restare, ma non ho future. Preferirei quasi andare in pensione, però grazie alla Fornero non so tra quanto ci andrò. Tra 7 anni, 8, nel frattempo devo vivere. Se mi danno un contratto all'estero ci vado, posso portare la bagna cauda anche in Norvegia. 60 anni, chef, una vita trascorsa dietro i fornelli di tutto il mondo. Il signor Paolo è pronto a fare le valigie ancora una volta. Nord Corea, Napoleoni, Kim Jong-un è un nemico necessario, fa comodo a tutti. Nel suo ultimo libro l'economista analizza le mezze verità che girano attorno a Pyongyang, un impero ripiegato su se stesso, sopravvissuto per la poca lungimiranza degli Stati Uniti che fin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale continuano a commettere lo stesso errore. Isolano i nemici e li compattano contro di loro. Irina Sanpiter morta. Addio a Magda, la moglie di Furio, in bianco, rosso e verdone. Il ricordo del regista che dice: "La scelsi per i suoi occhioni dolci e malinconici". Aveva 60 anni e da più di 30 combatteva contro la leucemia. Da 8 mesi era ricoverata all'Umberto I. Il regista ha detto: "Ti ricorderò per sempre, cara dolce amica". Con questo vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione.